Una festa. Con queste parole è iniziato venerdì 20 ottobre l'incontro di presentazione dell'8x1000 valdese a Palermo. Un momento di confronto e dialogo tra l'ufficio 8x1000 della Tavola Valdese e le molte realtà dell'associazionismo palermitano. Sono infatti una trentina i progetti sostenuti dall'8x1000 valdese in città. Questo è un centro dove ci sono molti progetti, molti interventi sociali rivolti alla città. È un posto di collegamento con altri enti, con altre realtà. E quindi ci è venuto naturale pensare di poterlo realizzare qui al centro diaconale. Quindi quando l'abbiamo iniziato a pensare, a progettare con l'ufficio 8x1000, l'abbiamo pensato anche in termini proprio di momento di festa. Quindi è un evento informativo, ma anche un momento di festa, di incontro tra persone che a Palermo si occupano di vari servizi e vari progetti. Il significato di questo incontro è un momento di conoscenza reciproca. Presentare l'ufficio 8x1000, ma soprattutto in senso più ampio la Chiesa Valdese e Metodista e le sue modalità di gestione all'8x1000 alla città, e conoscere e incontrare tutte le persone che lavorano, che mettono il proprio tempo, il proprio impegno e la propria passione nei tanti progetti sociali, culturali e assistenziali che finanziamo qui nella città di Palermo. In questi giorni abbiamo potuto visitare moltissimi progetti. La sensazione comune che ci accompagna e che abbiamo insomma condiviso in questi giorni è stato quello di una città e quindi di conseguenza delle associazioni, delle realtà in pieno fermento, attive, che si stanno impegnando a fare rete tra di loro, con il privato sociale e con le istituzioni. L'incontro si è svolto in un giorno significativo per gli evangelici palermitani, che proprio il 20 ottobre hanno ricordato i 10 anni dalla scomparsa del pastore Panascia, fondatore dell'attuale centro diaconale La Noce. Molto significativo, mi ha colpito molto questa coincidenza. Noi siamo molto contenti di ospitare questo evento al centro diaconale, ed è veramente una coincidenza molto importante che accada proprio in questo giorno in cui ricordiamo la morte del fondatore del centro diaconale. Una persona molto importante per la storia di Palermo, per il suo impegno sociale, per il suo impegno civile, per la sua lotta per i diritti, a difesa di tutti e anche contro la mafia. Un ricordo condiviso anche nel corso dell'intervento di Giuseppe Mattina, assessore alla cittadinanza solidale, al diritto all'abitare e ai beni comuni. L'apporto culturale e sociale che la Chiesa Valdese ha dato a questa città è inconfondibile. Quando nessuno parlava di lotta alla mafia perché era troppo pericoloso, o non era il caso, nessuno pensava il caso di farlo, compreso la Chiesa Cattolica a cui io appartengo, il pastore appendeva i manifesti. E questo era un segnale molto chiaro della presenza e di che cosa significava vivere in questa città, e quindi un'azione che non è soltanto di attività sociale come magari molti possono pensare, ma è proprio culturale, di crescita della comunità, di lotta alle ingiustizie. E quindi devo dare atto, per conoscenza personale, del lavoro che viene fatto. Tra gli interventi quello del pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola Valdese, che ha parlato dell'importanza e del significato del patto di corresponsabilità e condivisione sull'8x1000 tra la Tavola Valdese e le tante associazioni finanziate. Per noi questa scelta è stata naturale, perché il nostro modo di comprendere la corresponsabilità in questa società. Noi pensiamo di avere una missione come Chiesa fatta di annuncio, di predicazione, di senso della vita e anche di servizio, ma non abbiamo nessuna pretesa di farlo meglio o al posto degli altri. Anzi, pensiamo che, particolarmente in un paese come l'Italia, essere insieme, condividere, dà ancora maggiore forza. Nel corso dell'incontro, molto partecipato, hanno avuto anche spazio alcuni dei progetti finanziati dall'8x1000 valdese in città. Il Parco della Salute, il laboratorio Zen Insieme, che ha messo in piedi una biblioteca nel quartiere Zen di Palermo, un quartiere molto complesso, e Al Reves, una cooperativa che gestisce un progetto di sartoria sociale. Parola chiave dell'incontro dunque la condivisione, condivisione di responsabilità, condivisione di progetti, condivisione di idee di futuro, ma anche la condivisione della serata successiva all'incontro con il concerto del gruppo No Hai Problema al centro diaconale La Noce.